Ciao, nel video di oggi faremo insieme la schiarittura dei capelli con la Excellence Pure Blonde. Questa è la numero 02, ultra biondo, ultra chiaro, dorato. Io di solito uso quella cenere, oggi però ho voluto utilizzare questa per dare un tocco un pochino più dorato ai capelli. Questo tipo di tinta schiarente la utilizzo ormai da molto tempo e mi ha aiutato a tornare al biondo dopo che avevo fatto il castano e il rosso. Allora, iniziamo subito. La confezione ha il piccolo problema di aprirsi sotto, quindi ogni tanto se non state attente cade tutto sotto. Questa, appunto, come detto, è la 02 biondo ultra chiaro dorato. È facilissima da utilizzare. Io non ho particolari problemi. Semplicemente però modifico i tempi di applicazione, perché comunque non voglio un risultato troppo eccessivo. Non voglio diventare bionda come la pupazzella qua, la signorina qui, e quindi modifico un attimino gli orari, i tempi di applicazione, riducendoli leggermente. Nel foglietto illustrativo ci sono tutte le indicazioni sul suo utilizzo, sia per capelli schiariti, capelli colorati e capelli naturali, e quindi io andrò a seguire le indicazioni per quanto riguarda l'opzione 1, quindi capelli schiariti. Nell'opzione 1 ci dice di, dopo aver applicato il siero protettivo, cioè all'interno della confezione anche un siero protettivo, di scusate, di applicare la tinta sulle radici e di lasciarla agire per circa 40 minuti. Io normalmente cerco di dimezzare il tempo di applicazione, quindi la lascerò agire per circa 20-25 minuti. Successivamente andrò ad applicare la restante tinta sulle lunghezze. Sulle indicazioni c'è scritto di lasciarla agire per circa 5 minuti. Io normalmente la lascio 10 minuti, 10-15 minuti. Diciamo che vado un po' in versione anarchica. Ovviamente io l'ho sperimentata nel tempo, ho aumentato i tempi di applicazione, ho diminuito i tempi di applicazione e quindi so quello che faccio. Voi ovviamente, almeno per le prime volte, cercate di attenervi a quello che vi indicano, a quello che vi indica il foglietto. Quindi iniziamo. All'interno della scatola è presente, diciamo, in ordine casuale, il balsamo da applicare dopo l'applicazione della tinta, dopo anche il risciacquo, la colorazione barra schiarente, questo qui, il rivelatore, il siero da applicare su tutte le lunghezze prima di applicare la tinta e poi un applicatore a pettinino che io sinceramente non ho mai utilizzato e la pallina, ovetto Kinder dei guanti. Iniziamo. Io solitamente, considerando che ormai faccio le tinte da anni, so come gestirmi anche per quanto riguarda i guanti e tutto quanto. Quindi iniziamo inserendo il colore nel rivelatore. Ah, questo non è un video sponsorizzato, ovviamente. Adesso andiamo ad applicare il siero sulle lunghezze e sulla frangetta. Ovviamente mi scuso per i capelli che non sono puliti, ma la tinta è risaputo, va fatta sui capelli sporchi. E vado ad applicare il siero che fa rumori strani su tutte le lunghezze. Quindi iniziamo ad applicare il siero. No, il siero, il rivelatore che adesso è diventata la tinta perché all'interno abbiamo messo il colore. Iniziamo. Allora, inizio così e la vado ad applicare e poi vado semplicemente a stenderla in questa maniera. Là, ecco qua. Andate, mi guardo nello specchio che mi dà sempre una indicazione. Ok, e passo da quest'altro lato.
Fermo i capelli per circa 20-25 minuti. Ok, abbiamo aspettato 25 minuti che la prima parte della tinta facesse effetto, quindi la parte che abbiamo applicato sulle radici. Vado a rimettere i guanti e adesso passiamo ad applicarla sulle lunghezze. Prendiamo il Smaller Tones e andiamo ad applicare la tinta sul resto dei capelli. La tinta applicata su tutti i capelli, attendo gli ultimi 10 minuti, 10-15 minuti, e sotto la doccia applicherò anche il balsamo, lo terrò in posa per circa 2 minuti e poi vado a sciacquare i capelli come solito. Non faccio lo shampoo, ma semplicemente appunto faccio con questo una sorta di co-wash. A dopo, ciao! Al termine dell'asciugatura il risultato è questo. Come vedete si tratta di un colore molto naturale. Non è quel biondo artificiale. La ricrescita pure mantiene quel tono leggermente più scuro che appunto dà la naturalità al capello, e l'ho realizzato anche riducendo i tempi di posa appunto sulla ricrescita, quindi sulle radici, ad eccezione di questo ciuffo che continuo ad odiare con tutta la mia vita per il taglio. Come al solito il colore dei capelli mi soddisfa, mi piace molto, i capelli sono molto luminosi, non so se si può vedere, e non sono ovviamente rovinati, perché sennò che non avrebbe senso. Detto questo, spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto. Se avete dei commenti e dei suggerimenti potete lasciarli qui sotto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e di lasciarmi un commento, qualsiasi commento, basta che non sia cattivo, e cliccate anche sulla campanellina in modo da essere avvisati quando caricherò nuovi video. Con questo vi saluto e ciao 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 ciao.